Quest'anno Babbo Natale impiegherà minor tempo e non sarà costretto a correre fino all'inverosimile per consegnare regali a tutti i bambini del mondo. Colpa della crisi, sono pochi soldi in giro e si risparmia anche sui giocattoli. Con la nuova manovra varata dal governo Monti c'è poco da stare allegri. Le famiglie, se già faticavano ad arrivare alla quarta settimana, adesso faranno fatica a chiudere la terza. Gli aumenti spropositati di petrolio e generi alimentari di prima necessità alleggeriranno parecchio le tasche e anche il pranzo di Natale subirà di conseguenza dei tagli. Ad Agrigento l'atmosfera natalizia non si è ancora cominciata a respirare. Via Tenea nelle ore serali, per non parlare di quelle mattutine, è praticamente deserta. Negozi vuoti, uno spettacolo che fa rabbrividire e che rende tristi. Un Natale che non è un Natale in pratica. Regna sovrana la tristezza. Se lo scorso anno era andata male, quest'anno addirittura si rischia di peggiorare. Nemmeno la tredicesima mensilità, per chi ha la fortuna di percepirla, permette spese folli. Infatti con l'arrivo di gennaio c'è in arrivo un altro salasso. È il caso di dire: c'era una volta il Natale, la sua magica atmosfera, adesso c'è la povertà più assoluta. Nella nostra città di soldi in giro ce ne sono molto pochi. Magari sarebbe stato più giusto anticipare i saldi di fine stagione a questo periodo, almeno il commercio si sarebbe potuto scuotere dal torpore dove è finito. Ma il governo regionale non ha nemmeno tenuto in considerazione la proposta avanzata dalle associazioni delle famiglie. Inoltre Agrigento è una delle ultime città italiane per qualità della vita. I dati dei giornali economici non sbagliano mai. Siamo certi che per le festività alla mensa della solidarietà ci sarà una lunga coda. Per i regali si spenderà molto poco, anche qualcosa in meno delle 260 euro a testa di media nazionale. Da queste parti il numero delle famiglie povere è in continuo aumento. Eppure, malgrado la crisi, il centro commerciale naturale Via Tenea e dintorni accende stasera il Natale. Infatti la città sarà in festa: mercatini di Natale, novene animazioni di strada, eventi culturali e musicali, gastronomia tipica, laboratori di archeologia imitativa e molto altro ancora. Un grande evento natalizio per rilanciare Via Tenea, restituirle centralità ed eleganza, bellezza e vitalità. Tante sono le iniziative che sono state programmate per intrattenere i visitatori nell'area del tradizionale shopping natalizio. Il programma, denso di iniziative per 9 giorni, fino al 24 dicembre, avrà un suo prolungamento con la festa dei bambini e l'incontro con i gesti del passato di Archeo Park fino al 6 gennaio. Stasera ad aprire gli eventi sarà la novena con l'orchestrina del gruppo folk Città di Agrigento, che porterà per le strade e i vicoli di Via Tenea e dintorni suoni e parole della tradizione popolare natalizia. E trasferire in Via Tenea l'atmosfera del Natale anche con piccoli gesti è la proposta avanzata dalla Fondazione Agire Insieme a favore del centro storico cittadino. La Fondazione sarà sponsor di alcune delle iniziative del centro commerciale naturale Via Tenea e dintorni. Il presidente Moncada ha accolto di buon grado la proposta, poiché ritiene che dal centro storico debbano partire tutte le iniziative per lo sviluppo economico e turistico di Agrigento. Agire Insieme si è fatta carico dei decori natalizi in Via Tenea e della novena per i 9 giorni che precedono il Natale. E in attesa dell'avvento, anche per scacciare gli incubi e dimenticare tutti i problemi, almeno per un paio d'ore, per fortuna c'è il cinema. Si può ridere con il solito cinepanettone di De Laurentiis, che quest'anno torna alla location iniziale Cortina, per proseguire con Pieraccione e Sherlock Holmes. 4 risate, d'altronde, allungano un po' la vita e la fanno sentire meno opprimente. Te quando parti? Domani. Tua madre ti manda un fiorino di questa fattura e tu te la fai scappare. Quando partiamo?